costretto a studiare. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi, grazie Silvia di aver accettato di presentare questo che, devo dire, è veramente un libro, te lo dicevo in macchina. Dopo di questo non so se qualcuno oserà scrivere qualche cosa, perché è un gran lavoro. Perché intanto ho scoperto una figura o due un po' misconosciute, marito e moglie, poi ne parleremo tanto, attraverso un secolo, ma attraverso un secolo dal fascismo fino alla fine del secolo, quindi con condizioni storiche e sociali e di emancipazione completamente differenti, quindi dalla dittatura fino al tribunale Russell e fino alle traduzioni, cioè, poi oltretutto dare una definizione di questa incredibile donna che è raffigurata in copertina ed è anche una bella donna che tu hai avuto anche il privilegio in questo senso di conoscere e che, da quello che ho letto, è diventata la tua Sibilla sia quando l'hai conosciuta che poi nell'ispirazione anche tua professionale, perché era una figura di riferimento, ma hai detto estremamente determinata, e diamo un termine gentile. E quindi è una scoperta che ha messo il lettore, in questo caso il sottoscritto, a dura prova, ma quando l'ho finito ho detto che bello, e ho solo messo in ordine perché è così ricco, ma è veramente così ricco di notazioni e di approfondimenti che è quello che è come finire una maratona, dici sono stanco ma sono veramente soddisfatto, ma non ero stanco perché ero veramente, sono rimasto molto pieno di notizie che tu hai dato. E adesso in un'ora è difficile raggruppare tutto, quindi magari andiamo un po' per sommi capi, se no poi togliamo anche il gusto della lettura. Oltretutto è scritto sul fatto, hai una penna magnifica, quindi si legge senza fatica. Possiamo partire da inquadrare dall'inizio questa Beatrice Gioconda Salvadori del 1912. Nasce, chi sono i genitori, un po' inquadriamo la famiglia e poi proseguiamo dal periodo che siamo già all'inizio. Sì, tira. Sì, buonasera. Sì, la famiglia è molto importante per Joyce, perché proprio tutta la famiglia Salvadori, poi il nucleo proprio della famiglia di Joyce, cioè il padre, la madre, Willy e Cynthia, Giacinta e Guglielmo, perché questa è anche una storia di nomi, sì. A un punto Beatrice, Gioconda, ma chiamata da tutti Joyce, con la sorella Gladys e il fratello Max, questo nucleo di Salvadori sono stati definiti dai giornali inglesi anche una famiglia che ha fatto cose eccezionali, perché sia il fratello, che poi viene raccontato, che i genitori sono sempre stati impegnati in prima persona nella lotta all'antifascismo. E Joyce è nata a Firenze nel 1912, i fratelli invece, Max era nato a Londra perché c'erano appunto queste ascendenze inglesi, lei ha sempre detto di venire da una famiglia anglo-marchigiana. Poi insomma si spiega anche perché, è una famiglia dove a metà dell'Ottocento erano arrivate delle signorine dall'Inghilterra, non si sa come, in un angolo sperduto delle Marche, e avevano sposato dei signorotti locali, e quindi c'era stato anche questo incontro di culture molto diverse che ha dato anche luogo appunto a questa formazione particolare dei suoi genitori e dei fratelli Salvadori. Appunto Max era nato a Londra, Gladys era nata a Perugia e Joyce è nata a Firenze. I genitori venivano da Porto San Giorgio, da Fermo, nelle Marche. Porto San Giorgio e Fermo insomma sono vicine. Però avevano rotto con le loro famiglie d'origine, che erano di grandi proprietari terrieri, che poi erano stati anche fra i primi organizzatori invece dei fasci. Lì nelle Marche loro avevano rotto e si erano trasferiti a Firenze, dove
po' da intellettuali cercavano di campare appunto senza però i beni di famiglia, le sostanze di famiglia, quindi si arrangiavano bene o male con un po' di insegnamento, il padre, delle traduzioni e delle corrispondenze per un giornale inglese che era il Manchester Guardian, che poi è il Guardian di oggi, fra l'altro ho scoperto appunto, manco lo sapevo, e proprio per via di una corrispondenza del padre e della madre in cui loro appunto raccontavano cosa fosse il fascismo in Italia, era un articolo molto critico nei confronti del fascismo, il padre viene convocato nel 24, quando Joyce ha 12 anni, viene convocato alla sede del fascio di Firenze, massacrato di botte, torna a casa con i segni di pugnalate in faccia, coperto di sangue, eccetera, e Joyce l'ha sempre raccontato così, cioè lei piccola, la fine della sua infanzia, perché ha 12 anni, quando vede arrivare il padre sul retto appunto da suo fratello, da Max, che era il fratello maggiore, che però era ancora piccolo pure lui, insomma, credo che non arrivasse nemmeno a 20 anni, faceva le superiori, ecco. E lei si dice, ma perché io e mia madre siamo rimaste a casa mentre gli uomini di famiglia venivano massacrati di botte? Se rissa da essere, nella rissa voglio esserci anch'io, si dice Joyce a 12 anni, e poi questo è stato la sua, ha tenuto fede a questa cosa per tutta la vita. E questo è un po' per spiegare anche da dove arriva Joyce e da che nucleo, da che famiglia, da che storia. Dopo questa bastonatura la famiglia parte e si trasferisce in Svizzera, come succedeva in quegli anni appunto agli esuli, agli antifascisti che dovevano lasciare l'Italia, e inizia il grande giro di Joyce, che poi lei insomma non ha mai smesso di viaggiare per tutta la vita. Il suo testo più famoso, in cui racconta appunto la resistenza vissuta in prima persona, si chiama Fronti e frontiere, e direi che è un titolo che poi è molto emblematico appunto per tutti i giri e un po' tutta la vita che ha fatto durante la resistenza, ma anche dopo con le resistenze degli altri. Ecco, possiamo fare un piccolo salto e andiamo al grande amore, al primo incontro che svolge lei molto giovane con una persona già importante, che sarà altrettanto importante anche per la storia d'Italia, sia nella resistenza, nella liberazione e nel dopo, nella formazione, che è Emilio Lussu. Emilio Lussu lei lo conosce perché appunto per via di Giustizia e Libertà. Lui già insomma era, come dire, un personaggio noto sia come eroe della prima guerra mondiale, perché insomma era pluridecorato come comandante della Brigata Sassari e come antifascista, anche lui era stato deputato, sbattuto in carcere da Mussolini, mandato al confino a Lipari, evaso da Lipari in maniera rocambolesca, una storia pazzesca quella che... La storia è narrata, storia, è bellissima. È bellissima quella storia, c'è un bellissimo libro, La Terza, poi che è uscito qualche anno fa, che ricostruisce proprio attraverso la voce di Rosselli, di Lussu stesso, di Nitti, di tutti quelli che stavano confinati lì, questa poi citi questa fuga. Fotografia che sì, sono andato a vedere, è bellissima la sì, foto. Quella è una foto bellissima perché loro sono proprio sorridenti, che stanno sul motoscafo, che se ne vanno, e finalmente sono scappati dal confino e vanno appunto a raccontare agli altri cos'era il fascismo, perché fuori dall'Italia, con la censura, con appunto con il fatto di aver silenziato tutte le voci libere, eccetera, fuori non si sapeva bene cosa stesse succedendo, anzi c'erano anche delle simpatie all'estero, finché appunto questi scappati da Lipari non sono andati a Parigi a raccontare di cosa si trattasse, quindi c'era pure oltre alla fuga anche la beffa di aver beffato insomma un regime così forte, così poi, violento. La fuga si ripeterà qualche decennio più tardi, ma lo vedremo con un altro personaggio, quindi sì. C'è un po' questa casa, questa specializzazione. Sì, allora. Sì, con i motoscafi, sì, esatto. E quindi insomma Emilio era appunto, erano arrivati a Parigi questi fuggiaschi, avevano fondato Giustizia e Libertà, e a Giustizia e Libertà aveva aderito Max, che è il fratello di Joyce, ma anche Joyce stessa in qualche modo, anche se ancora era molto giovane, e come prima missione appunto le viene affidata da suo fratello, che era al confino a Ponza,
l'incarico di raggiungere il tale Mr. Mill, che era il nome falso che stava usando Emilio Lussu in quel periodo, con un messaggio che lei arrotola e ficca nel manico della valigia, un messaggio proprio per organizzare un'altra fuga, stavolta da Ponza, di questi altri compagni che erano al confino lì a quel punto. E lei quindi va in Svizzera, comincia a cercare questo Mr. Mill, che era Emilio Lussu, lo cerca, va in Belgio, in Francia, insomma fa dei giri pazzeschi, alla fine, perché non era facile beccarlo, perché comunque lui viveva in clandestinità ed era ricercatissimo, e lui sapeva che c'era questa signorina Salvadori che lo cercava, alla fine insomma si trovano, e come lo racconta lei nasce il colpo di fulmine, dice lei, dei romanzi ottocenteschi, cioè appena al primo sguardo insomma si sono innamorati. Lui era molto più grande, aveva 22 anni più di lei, e la mattina dopo questa notte, che poi lei ha rievocato molte volte nelle sue poesie, ma anche in maniera ironica, anche perché poi Joyce era anche molto autoironica, però si separano, perché lui dice: io faccio una vita da ricercato, aveva un polmone solo perché aveva preso la tubercolosi in carcere, aveva delle missioni da compiere che erano anche molto pericolose, che erano quelle appunto di un antifascista ricercato dall'ovra ovunque, e quindi si separano e finisce lì questo primo incontro. Lei torna in Italia dopo un po', poi se ne va in Africa, poi ci sono varie vicissitudini, fra cui un matrimonio, eccetera, eccetera. Poi dopo un po' di anni dall'Africa rientra in Europa senza documenti, perché Joyce ha sempre avuto problemi con i documenti, e tornata in Europa cerca di nuovo Emilio, perché lei non l'aveva mai dimenticato, e poi, come racconta lei, l'ha inseguito per mari e per monti, e alla fine insomma si sono messi insieme e sono rimasti insieme per 30 anni, per tutta la vita, hanno fatto un figlio, hanno fatto la resistenza insieme, e una vita veramente... Ecco, nella definizione, un attimo su Emilio, cioè, la ripeti spesso, che questo era intransigente, ci sono dei fatti che cioè un uomo tutto d'un pezzo, che addirittura rifiuta a proprio vantaggio una, magari l'accenni tu, che gli andava comodo, cioè, sotto la dittatura, ricercato potere, e quindi lui proprio un uomo tutto d'un pezzo da questo punto di vista. Sì, Emilio Lussu era un uomo tutto d'un pezzo, e soprattutto a differenza magari degli altri di Giustizia e Libertà, che, come Rosselli per esempio, che era proprio un intellettuale puro, prestato, comunque che si era ritrovato a fare la lotta in prima persona, eccetera, però provenendo insomma no, da tutte altre cose. Emilio Lussu era un militare, perché comunque appunto era stato un comandante militare, quindi non aveva problemi, non so, a usare le armi, a escogitare piani, strategie, eccetera. E una parte importantissima della storia di Emilio e Joyce durante la Resistenza riguarda proprio un piano di Emilio di insurrezione in Sardegna contro il fascismo, che lui propone prima agli inglesi e poi agli americani, che avrebbe dovuto costituire poi la base per uno sbarco invece che in Sicilia, in Sardegna. E questa cosa insomma è andata avanti per molti mesi, fra colloqui, viaggi, eccetera, e a un certo punto appunto della loro resistenza in coppia c'è anche questo passaggio a Londra, dove Joyce fa un servizio militare per tre mesi. Sì, il SOE, i gruppi di operazioni speciali organizzate da Churchill, che prevedevano l'addestramento di civili che facessero atti di sabotaggio nei paesi occupati, e Joyce ha fatto quell'addestramento lì, ed era l'unica donna in quel periodo. Poi dopo sono entrata. Le è venuto anche comodo, perché ha imparato a falsificare i documenti, cosa che poi in realtà la falsificazione dei documenti lei la faceva già prima, lei specializzata. Sì, perché Joyce è medaglia d'argento per la liberazione dal nazifascismo, è stata anche decorata principalmente per tre cose che ha fatto durante la Resistenza, e la prima è questa proprio dei documenti falsi. Lei era una falsaria, a Marsiglia ha compilato centinaia di passaporti, di carte d'identità, gliel'aveva insegnato un anarchico di Carrara.
e lei passava le giornate in uno sgabuzzino al buio a falsificare, a fare i timbri, le firme eccetera, e più di una volta lei racconta che le è capitato, poi se li faceva pure per sé ovviamente, per sé, per Emilio, per i compagni di Giustizia e Libertà, e più di una volta le è capitato di essere interrogata da commissari, da poliziotti con in mano i suoi documenti falsi con le firme loro però fatte da Joyce, e non se ne sono accorti, e questa cosa dei documenti è importantissima, perché con quei documenti sono scappate centinaia di persone dall'Europa in fuga, di tutte le nazionalità e di tutti i tipi, quindi ebrei, antifascisti, perseguitati vari eccetera, e Giustizia e Libertà dava questi documenti gratis, mentre la malavita di Marsiglia, che pure gestiva questo tipo di traffici, di passaggi eccetera, si faceva pagare carissimo. E questa è la prima, diciamo, missione importante per cui ha ricevuto la medaglia. La seconda è stata la fuga dell'avvocato Modigliani con la moglie, che lei ha fatto passare dalla Francia alla Svizzera mettendoli in salvo, e la terza è stata che Joyce è stata la prima diciamo emissaria del CLN a passare le linee e andare incontro agli alleati per consegnare un messaggio appunto per l'invio di armi che dovevano essere paracadutate a Bracciano con gli alleati sbarcati. Il fronte però abbastanza a sud, e nessuna comunicazione. Infatti, diciamo, fra chi faceva, stava a Roma e chi era arrivato. E lei arrivava, perché arrivava dappertutto. Era veramente rocambolesca anche lì. Sì, leggendo sembra un film, nel senso sì, che dici, sì, dici perché come ha fatto, ma non si sa. Lei e la maternità, perché sì. Ha avuto, quando erano a Parigi, ha fatto un aborto perché purtroppo i tempi non la costringevano, poi più avanti partorisce Giovanni, per il quale però ha quasi c'è un po' di senso di maternità non assolta fino in fondo, no? Cioè gli impegni la portano un po' lontano, c'è questa Ninetta, mi pare di ricordare, che è quella, la vice mamma, quindi come è un rapporto un po'. Poi anche l'hai conosciuta, hai avuto modo di capire com'è stato questo rapporto, oltre a quello che scrivi con la maternità, cioè molto affettuosa ma anche un po' distante, cioè non sempre presente, forse di questo ne soffriva. Allora, qui la cosa è controversa, nel senso che l'ultima poesia scritta da Joyce, che fra l'altro io fino a una certa data non conoscevo, perché anche i libri di Joyce hanno avuto varie vicende, varie edizioni eccetera, per cui io per esempio avevo una sua raccolta di poesie precedente, quindi questa ultima poesia io non la conoscevo, non l'avevo mai letta. Poi è stato fatto un documentario su Joyce e in effetti si chiude con questa poesia in cui lei parla del figlio. Poi ho letto una tesi di laurea sulla vita di Joyce e ho ritrovato questa poesia, e quindi ho cominciato a pormi un po' di domande anche su cosa significasse questa poesia in cui parla appunto del figlio. Lei ha avuto questo bambino nel 44, quindi anche quando passa le linee per andare incontro agli alleati, lei era incinta, l'ha scoperto in quel frangente, di un bambino a quel punto desideratissimo, anche perché c'era stato l'aborto precedente, per cui quindi questo bambino lo voleva con tutta se stessa. E poi però quando nasce il figlio lei racconta che è stata presa totalmente di contropiede. Noi dobbiamo anche considerare questo fatto, che il bambino nasce nella Roma appena liberata, dove sono appena entrati gli alleati, e Joyce era sola, cioè non c'aveva parenti, la famiglia stava nelle Marche, non aveva amiche che l'assistessero, quindi il compagno Emilio era presissimo anche dall'arrivo appunto. Dal fatto che erano i primi giorni in cui bisognava comunque organizzare anche, no, l'arrivo, come si dice, la rinascita di un paese, erano proprio le prime ore. E in quel mese, all'inizio di giugno, nasce il bambino e Joyce è totalmente spiazzata da questa cosa, perché pur avendo affrontato appunto rischi tremendi, pericoli pazzeschi, l'arrivo del bambino, che lei si aspettava come la cosa più normale e naturale del mondo, in realtà la mette a dura prova.
e quindi io ho capito che lei, soprattutto i primi giorni, i primi mesi, ha avuto una specie di quello che si chiama il baby blues, cioè quando le mamme, proprio a parte che sono stanche fisicamente, ma sono anche, magari si sentono anche inadeguate a custodire questi piccoletti che arrivano, ma proprio anche per una cosa fisica, di fatica fisica. E nei primi anni di vita del bambino lei è stata molto presa anche da questa attività di ricostruzione dell'Italia, perché anche lei si mette a girare per la Sardegna, spiega anche perché il marito era diventato nel frattempo ministro per la ricostruzione postbellica, lei non voleva fare la moglie del ministro e quindi se n'è andata in Sardegna col bambino a aiutare la terra, diciamo la regione del marito, che era distrutta, poverissima, eccetera. Quindi lei ha cominciato a girare per la Sardegna con i camion di aiuti, anche a fare insomma un po' di lavoro di base nei paesi distrutti, eccetera. E poi ha anche fatto del lavoro politico in quel periodo, proprio andando nelle piazze, nelle sezioni, perché veniva chiamata in quanto brava oratrice, in quanto era stata in prima linea nella resistenza e quindi comunque era una figura importante, e questo naturalmente le sottraeva del tempo che avrebbe potuto dedicare al bambino. Voi dovete comunque collocare tutto questo in anni in cui le donne normalmente stavano a casa con i figli, non facevano quel tipo di vita, quel tipo di lavoro. Oggi sarebbe normalissimo, cioè io mi sono fatta sempre questa idea. Lei è stata molto criticata anche, posso immaginarlo, dalle altre donne proprio per questo motivo, perché poi tu ricordi un episodio dove lei arriva per un comizio per l'Udi e non c'è presente neanche una donna, e la domanda dove sono, sono a casa, e si arrabbia tantissimo perché sono qua per... Quindi era veramente antesignana sui tempi, era molto molto avanti. C'è un altro tema che ho trovato che era forse tra le primissime, è quello ecologico, perché di ecologia noi ne parliamo da qualche anno fortunatamente, ma negli anni 50 immagino che non ne parlasse nessuno. Lei le risorse che avessero nel 70 le risorse limitate, non avevamo ancora avuto questo tipo di impressione che adesso purtroppo l'abbiamo, quindi è sempre molto attenta a quello che avviene. E la sua vita politica, che vuole distinguersi, non vuole essere la moglie del ministro in questo senso, però non ha mai avuto intenzione di fare una vita politica che fosse a proprio vantaggio, ha sempre fatto battaglie per gli altri. Sì, devo dire, questo la accomuna Emilio Lussu, nel senso che per loro la politica non era una cosa che per un tornaconto personale o per un'affermazione appunto personale, lei non ha mai cercato un ruolo. Emilio se l'è trovato, giustamente, anche perché era già stato deputato prima del fascismo e poi è stato anche uno dei padri costituenti, ha scritto la Costituzione, eccetera. Joyce a quel punto però era fuori, nel senso che ha anche deciso lei di starne fuori, perché dopo un po' si è accorta che comunque appunto la vita nelle sezioni, dove per le donne c'era un ruolo subalterno, perché nei partiti lei era più vicina al Partito Socialista, però anche il Partito Comunista avevano delle sezioni femminili, quindi cioè, le donne stavano da una parte e dovevano occuparsi di robe da donne, e a Joyce dopo un po' questa roba qua non andava stretta, non... Lì c'è stato un decennio che poi dopo lei, per quello poi che coincide, no, anche con l'infanzia del figlio eccetera, dove lei si è dedicata, si è spesa molto per queste cose, per le donne, per l'Udi, l'Unione Donne Italiane, per i partiti, facendo quel tipo di lavoro lì, e forse poi dalla distanza si è resa conto che quello è stato il periodo un po' meno divertente della sua vita, perché poi insomma quel tipo di attività di politica fatta in quel modo, io posso immaginarlo che sia noiosa, no? Anche faticosa, perché appunto andava di qua e di là eccetera, e quindi ha fatto un altro giro, poi è andata a fare cose magari anche più divertenti, più creative. Poi di questo ne parliamo. C'è un passo indietro, c'è un'altra persona estremamente importante nella sua vita, che è Benedetto Croce. Sì,
Sì, lei l'ha conosciuto quando aveva 17 anni, scriveva Joyce, e siccome suo padre appunto era filosofo, Guglielmo, e traduttore di Spencer, quindi comunque studioso, aveva una corrispondenza con Benedetto Croce, Joyce va a trovare Croce con le sue cose, le sue poesie, aveva scritto forse una qualcosa di teatro, non lo so, insomma sottopone questi suoi scritti giovanili a Croce, che l'accoglie molto favorevolmente, perché poi ho scoperto che Benedetto Croce era un grande lettore di scrittrici, cosa non ovvia per quel tempo, e l'accoglie con grande favore, con grande simpatia, nasce un'amicizia che poi dura insomma per tanti anni, e le pubblica le prime poesie, le fa pubblicare dal suo editore Ricciardi di Napoli, e ne scrive anche una recensione sulla critica, anzi addirittura delle poesie in tedesco di Joyce le ha tradotte Croce. E è una raccolta giovanile che poi dopo Joyce non ha mai più ristampato, l'ha lasciata lì, io l'ho ritrovata per caso l'anno scorso a Napoli, ho trovato una copia, non l'avevo mai letta, le sue poesie giovanili, e però quello è stato l'inizio appunto di un rapporto con Croce, che poi è andato avanti, perché appunto poi quando lei va a Capri a trovarlo appunto in quella circostanza della liberazione eccetera, c'è un confronto, sì, ci sono dei rapporti con la borghesia, sì, che era spaparazzata. E durante gli anni della Sardegna c'è questa immagine, che è un concetto che ho trovato molto, molto bello, tu lo definisci molto forte, che è il concetto, l'immagine dell'innesto. Sì. Che lo leggo così poi tipo non di radici, che sono immagini impegnative e possono far nascere idee strane, ma innesti, incroci, movimenti, che è una concezione differente. Vabbè. Sì, io, questo è quando lei parla del rapporto con il marito, insomma comunque provenivano da due mondi molto diversi, appunto lui era sardo, lei non aveva mai visto la Sardegna, l'aveva solo sentita raccontare dal marito con toni anche epici, no? Con racconti anche fantastici, perché poi quella è anche una regione in qualche modo magica, con cose che arrivano da tempi molto antichi eccetera. Lei era una signorina che aveva studiato con quella storia che abbiamo detto, cioè perseguitati, esuli eccetera, però poi aveva studiato filosofia a Heidelberg, poi a Parigi durante la Resistenza si era iscritta comunque all'università, alla Sorbona, aveva studiato lettere, anche a Lisbona si iscrive sempre all'università, cioè aveva questo retroterra, no? Anche classico, di studi classici, di studi delle lingue eccetera. L'incontro con l'universo del marito fa sì che si crei un innesto, come lo chiama lei, appunto due culture, una che si innestano l'una sull'altra e danno luogo a una cosa nuova, a un innesto, a un'immagine forte. Però è un concetto molto bello, perché sì, vuol dire che rispetti, no, le due essenze, perché sono due, si mettono insieme, che si incontrano, nasce una cosa nuova. Non c'è un dominio, no, il più forte, il vincitore, quindi è molto attento, questo mi è piaciuto tantissimo. Che forse poi a lei derivava anche dal fatto di questa tribù appunto anglo-marchigiana, cioè delle signorine inglesi che venivano da una cultura già un po' femminista, cioè erano già un po' emancipate, libertarie, con una concezione insomma paritaria uomo donna, che però arrivano nelle Marche e invece si sposano con dei proprietari terrieri che erano rimasti a secoli prima, e però in qualche modo trovano un equilibrio, si incontrano e poi danno luogo a una cultura nuova che nasce magari pure dallo scontro, non solo dall'incontro. Sì, però è sempre per un confronto. Sì. Quindi era finalizzato quello. Ci sono tre decenni poi che la vanno a definire, 48-58, 58-68, 68-78, e c'è una parola che li definisce ognuno di questi. Il primo tra 48 e 58 è ulcera. Sì. Perché?
Ulcera perché? Perché appunto per i motivi che dicevamo prima, appunto un po' di frustrazione per aver conquistato, aver raggiunto una vittoria fortissima come poteva essere appunto quella sul nazifascismo, che sembrava invincibile, che con grandi appunto rischi eccetera era stato invece vinto, e quindi anche con delle aspettative altissime, no? Che però si realizzavano solo in piccola parte, era già tanto forse anche quella piccola parte rispetto a quello che c'era stato prima, però magari, che ne so, appunto uno che esce vincitore dice ok, adesso si fa, no? Ci sarà una società più giusta, eccetera. E una cosa invece che pesava molto a Joyce era ritrovarsi, per esempio, alcune persone di nuovo nei posti dove erano sempre stati. Questo lo racconta bene Mimmo Franzinelli in un libro che è uscito per la Terza, credo, in primavera. Cioè, per esempio, i questori, i poliziotti, i funzionari dei ministeri, dopo la guerra, erano sempre gli stessi di prima. Anche Carlo Levi lo racconta quando parla dei ministeri a Roma. Le persone erano le stesse, non sono cambiate. Poi c'è stata l'amnistia Togliatti, e quella per Joyce è stata un grande motivo di quello ulcera. Quello di ulcera, l'ulcera. Sì, di ulcera forte. Quindi, insomma, su quel decennio lì ci sono un po' sì, di problemi. Si è solo cambiato il colore della casacca, perché le persone hanno cambiato la maglia. E questa è una cosa poi che Emilio Lussu, questo cambiare casacche in modo repentino, racconta molto bene nel suo libro Marcia su Roma e dintorni, tra l'altro, dove individua proprio una specificità italiana, che è quella di queste persone che comunque stanno, come si dice, no? Navigano con tutti i mari, stanno sempre lì. Pronti siamo a cambiare un uomo, sì, per tutte le stagioni. Non ma lo riusciamo. Vediamo anche in questi giorni, no? All'improvviso ci sono un sacco di meloniani, per dire, no? Che fino a una settimana fa quella era il diavolo, adesso però Giorgia. No? Saremo navigatori per qualcosa. Per qualche motivo, sì. 58-68 invece è un decennio che lei le fanno, sì, bene. Sì, allora lei poi negli anni 50 appunto ha cominciato a girare molto per convegni mondiali sulla pace, perché era un tema che sentiva molto forte, perché appunto avendo fatto la guerra in prima persona, avendo avuto come slogan durante la guerra guerra alla guerra, perché era questo che dicevano i partigiani, e si aspettava appunto che poi questa cosa non si ripetesse mai più, e invece ecco anche lì forse, no, la frustrazione invece di vedere che su quel versante invece le cose proseguivano come prima, magari non in Europa ma altrove sì. E quindi quello della pace era un tema molto sentito, che è stato sentito a lungo, e io credo che in Italia insomma sia ancora molto forte questa sensibilità, fra l'altro lo vediamo anche, vorrei dire per fortuna, questo in questi mesi, cioè comunque l'Italia ripudia la guerra, questo c'è scritto in Costituzione, questo secondo me è molto forte e radicato anche nella cultura di questo paese. Però appunto in quegli anni poi se ne discuteva anche di disarmo, si ragionava molto sulle armi, c'era stata anche l'atomica, per cui insomma c'erano, ecco, questo grande lavoro anche in cui erano impegnati anche gli intellettuali, per cui c'erano molti circoli, molte organizzazioni appunto intellettuali, e lei girava per convegni in tutto il mondo, e durante uno di questi convegni a Stoccolma lei incontra Nazım Hikmet, poeta turco, esule, perseguitato appunto in Turchia e impegnato moltissimo anche lui sulla pace, si conoscono e da lì nasce una collaborazione, lei poetessa, però poi non aveva più scritto molto, cioè non era la scrittura, insomma la poesia non era, in quegli anni non era stata, diciamo, la priorità, perché aveva avuto altro da fare. Però lì invece ricomincia appunto a riavvicinarsi alla poesia, a questo poeta, alle traduzioni. Lui le dice: ti piacciono le mie poesie? Perché lì in vendita sul banchetto del convegno c'erano delle traduzioni in francese, lei le aveva sfogliate velocemente. Ti piacciono le mie poesie? Traducile in italiano. E Joyce dice: ma io non lo so il turco, però. E lui dice: vabbè, ma te lo spiego io. E quindi nasce l'approccio alla traduzione, è un po' diverso dal solito approccio. Cioè, la traduzione che non tutti possono fare, devi avere il poeta vivo, disponibile, disponibile a spiegarti attraverso altre lingue, eccetera. Comunque
nasce questo metodo particolarissimo di Joyce di traduzione da lingue che in fondo lei non conosceva, spiegate dai poeti. Poeti che lei poi dopo comincia a cercare, dopo questa esperienza con Hikmet, comincia a cercare in giro per il mondo, perché si accorge appunto che c'è un mondo di letterature che in Italia non sono conosciute e che molto spesso sono scritte da grandi personalità che non si occupano solo appunto di poesia, ma sono anche leader politici, e lei va a cercare i leader africani che, guarda caso, molto spesso sono anche poeti, sono sì scrittori, poeti, come scrittore poeta, no poeta no, però scrittore era Emilio Lussu, Joyce stessa scrittrice e poetessa, però avevano fatto anche altre cose, e quindi lei cerca quelli che stanno da voce a questa ricerca di libertà, sì? Questa lotta che era accompagnata dagli scritti, e quindi sì. Però appunto è un approccio dove, partendo da zero, lei si affianca e quindi ha il controllo, no, quasi del che oltretutto anche l'autore non conosce l'italiano, quindi deve affidarsi, e quindi mi immagino che sia stato stranissimo all'inizio questo modo di capirsi, che va magari più con i gesti, ma poi devi tradurre la parola, però i risultati sono stati eccelsi. Sì, anche perché a questo lavoro di traduzione, quindi di veicolare, no, in Italia dei testi di letterature, di lingue che non si conoscevano, si affianca anche la militanza, sempre, perché poi Joyce parte, va in Turchia a vedere la situazione di Hikmet che non tornava nel suo paese, non c'è e poi c'è lì l'episodio della seconda, sì, organizzazione, della seconda fuga, motoscafo. Sì, perché c'era la moglie di Hikmet e Hikmet se n'era andato, era riuscito a scappare, ma era rimasta a Istanbul la moglie con un figlio di Hikmet, a cui poi Hikmet ha dedicato delle poesie famose, e la moglie era rimasta lì bloccata, sorvegliata dalla polizia, e Joyce dice: ma porca miseria, cioè il marito era quello, diciamo, che era perseguitato e se n'è andato, e lei poveretta sta lì che patisce senza una lira, con i bambini piccoli, sorvegliata eccetera, e quindi organizza una fuga della moglie di Hikmet in motoscafo, coinvolgendo un grosso industriale milanese che era molto sensibile alla poesia. A questo Giulini. Giulini, il cui nome si è saputo da poco, perché Joyce nei libri non l'ha mai nominato, perché era un po' coperta questa storia. Che è il padre e il nonno del Giulini. Del presidente del Cagliari. Del Cagliari, no? Sì, è lui. Sì, ma io l'ho saputo pochi anni fa. No, perché l'ho collegato, poi interista. E quindi, sì, no, ma non c'entra niente, ma mi chiedevo se fosse, perché poi Giulini non è un nome così diffuso, no, quindi è lui. Giulini, fra l'altro, appunto facendo ricerche per questo libro, erano proprio gli anni in cui appunto venivano coinvolti anche imprenditori in queste vicende delle poesie, delle lotte di liberazione, eccetera. E di nuovo la moglie di Giulini era la grande appassionata di poesia, che poi accompagna anche Joyce in vari giri in Africa con i poeti africani, eccetera. Per cui a quell'epoca comunque esisteva anche una sensibilità, no, verso la militanza, verso la poesia, verso le lotte degli altri, che oggi forse è inimmaginabile. Cioè oggi non riesco a immaginare, per esempio, una personalità di quel tipo che si impegna. Erano un po' più illuminati, non solo forse perché venivano tutti dall'esperienza. Aveva un retroterra, certo, c'era una cultura e un terreno di cultura che era comune, poi sì. le strade si sono diversificate per tanti motivi, però hanno condiviso un pezzo di strada e di storia, sì, drammatica, e quindi questo li ha resi forse sensibili in questo. Sì, perché comunque, cioè, per esempio a quell'epoca c'erano i direttori dei quotidiani, erano anche ex partigiani, sì, eccetera, poi abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica, però voglio dire, è un mondo veramente che forse oggi non vediamo più, sono personalità che non ci sono in questo momento, però ci sono state. E poi il terzo decennio, che è quello appunto dedicato ancora alle traduzioni, alla battaglia dell'ecologia,
al tribunale, sì. Russell, a tutto quello che è sempre stato in difesa e in proposizione di concetti estremamente validi, come in questo caso anche sull'ecologia all'avanguardia, e che l'hanno comunque portata a essere combattiva fino in fondo, come sempre. Sì, sull'ambiente è stata una delle prime in Italia a occuparsi appunto di ecologia. Probabilmente, credo anche che me l'abbia detto lei stessa, forse appunto sempre per via di queste ascendenze inglesi, perché magari appunto nel mondo anglosassone invece questo tema, questa sensibilità era più accentuata che non in Italia, e è stata la prima anche, insomma, è stata fra i primi o la prima addirittura. Lei ha scritto un pamphlet negli anni 70 che si intitola L'acqua del 2000, quindi a porre il problema dell'acqua in un periodo in cui per esempio la sinistra non se ne occupava per niente, o comunque non l'aveva inquadrata, no, nei termini di anche di sfruttamento delle risorse, di fino a marzo non se ne parla, dobbiamo preparare il congresso dove dell'acqua ne parliamo, esatto, dopo, quindi. Esatto. E però insomma per Joyce era molto importante. E sono anticipato comunque di un bel po' i temi di cui si parla oggi. Ecco, nel 1975 muore Emilio Lussu. Sì. E tu riporti qualche riga di Rigoni Stern, che sono molto, molto belle su Emilio Lussu, che dà un po' gli dà la cornice non finale, ma lo mette molto in... se ne vuoi parlare? Se vuoi Sì, è la prefazione a Un anno sull'altipiano, sì. Giusto? Che di Rigoni Stern, sì... Ah, lo descrive così, Emilio: re pastore, nobile cacciatore, domatore di cavalli, uomo politico in prima linea nei momenti più importanti della storia d'Italia di questo secolo, narratore semplice come un classico antico, ma per me capitano. Sì, appunto, c'è questa dimensione. Qui a proposito di Emilio Cacciatore, in effetti Emilio era un cacciatore, perché comunque veniva dalla cultura sarda, che era appunto quella lì della caccia al cinghiale, e qui c'erano veramente le due diverse sensibilità. Joyce era invece molto più attenta al mondo appunto degli animali, delle piante, anche con una sensibilità che le veniva da sua madre, che era molto attenta al mondo della natura. E no, sorrido anche perché non mi ricordavo domatore di cavalli, perché anche Joyce era una grande appassionata di cavalli, e anche la mamma, che è una cosa, questa veramente che sembra antichissima, perché anche leggendo le lettere della madre di Joyce, loro si spostavano a cavallo, era il loro mezzo di locomozione, ovvio, più naturale, quindi facevano dei chilometri, dei tragitti, poi io li conosco quelli lì nelle Marche, quindi la madre anche a 68 anni, insomma, cavalcava, domava questi puledri, eccetera, immaginavo, e adesso non mi ricordavo che anche Emilio era un domatore di cavalli, e sì, queste il re pastore è una dimensione, poi mi piaceva perché si accosta invece alla Sibilla, cioè io prima di scegliere questo titolo, insomma, ci ho messo un po' di tempo, perché per me la Sibilla, Joyce veniva chiamata Sibilla e un po' ne rideva, perché vabbè, ma perché per noi nelle Marche ci sono i Sibillini, c'è la montagna della Sibilla e ci sono le leggende che riguardano la Sibilla, che sono diverse, perché sono leggende che coprono millenni. Della Sibilla sono state date interpretazioni di tutti i tipi, è stata definita una maga, tentatrice, a volte anche strega, eccetera. Joyce Lussu ne dà per la prima volta una lettura da donna, perché ovviamente per millenni ne hanno parlato gli uomini della Sibilla, cioè le storie sulla Sibilla le hanno scritte gli uomini. Joyce per prima dà una sua interpretazione della Sibilla, dicendo: scusate, ma questa Sibilla a cui si rivolgevano da tutta Europa, venivano a chiedere previsioni sul futuro, eccetera, per me era una donna di una certa età,
che veniva comunque rispettata, che era una figura autorevole perché conosceva le arti della tessitura, dell'agricoltura, anche della composizione dei conflitti dentro le comunità, conosceva l'erboristeria, quindi sapeva anche come guarire le cose, era la depositaria di una cultura contadina millenaria, che è sempre esistita in effetti, che però è stata anche cancellata nel corso dei secoli da vari da vari poteri che si sono succeduti e che però è esistita e ci sono delle tracce nelle Marche, appunto nella toponomastica, il nome della montagna Sibilla, l'intera catena Sibillini, i paesi che ci sono attorno alla Sibilla, cioè comunanza, l'ordine sociale di alcune cose della montagna che ci sono, per esempio la condivisione dei pascoli e dei boschi che non sono proprietà privata ma sono gestiti dalla comunanza, appunto, cioè da tutta la comunità che decide di far appunto prendere, usare l'acqua, di nuovo il legno, i pascoli a seconda dei bisogni di ciascuno in maniera molto equa e molto giusta. E quindi per lei la Sibilla incarna una cultura alternativa che c'è stata tanti anni fa, è stata cancellata, ma che comunque è per certi versi, insomma, forse per alcune cose riproponibile. E poi lei dice: io ho incontrato una Sibilla in carne ed ossa in Sardegna, dove lei ha conosciuto a Orgosolo una donna che non era battezzata, era analfabeta, però era la personalità più importante del suo villaggio, in contrapposizione al prete, con cui avevano dei rapporti di rispetto, però diciamo di lontananza. Lui diciamo si occupava dell'ultraterreno, mentre la Elisabetta, questa donna che Joyce appunto ha incontrato, si occupava invece delle cose molto terrene ed era molto rispettata. Ecco, la Sibilla di Joyce è una donna molto concreta, molto terra terra, niente di magico ultraterreno soprannaturale come invece nelle leggende. Ecco, a proposito di un'immagine molto concreta, c'è l'interpretazione che lei dà alla parola utopia. Sì, 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 l'utopia è molto, molto forte come concetto in Joyce, è proprio questo, cioè non una cosa irraggiungibile, un ideale irrealizzabile, ma anzi un possibile che secondo me lei ha visto realizzarsi più volte poi, perché dopo appunto dopo con la liberazione dell'Italia, ma anche con le liberazioni dei popoli che lei appunto ha seguito attraverso i suoi poeti, dei paesi dell'Africa che si andavano decolonizzando e dove lei è andata anche a fare le marce seguendo i guerriglieri eccetera, assistendo la sera per esempio alle riunioni della comunità in cui si decideva adesso che ci siamo liberati come organizziamo la scuola, la sanità, l'amministrazione, eccetera, i fondamenti dei paesi, delle strutture sociali, insomma. E lei diceva con grande semplicità, fra l'altro, cioè nella maniera che sia più giusta possibile per tutti e non solo per una piccola elite, eccetera. E quindi lei parlava di queste cose anche nelle scuole. Appunto negli ultimi decenni questa sì è un'attività un po' da Sibilla, nel senso girava e parlava con i bambini delle elementari, parlava di politica, di storia, di cos'è la civiltà e con un respiro appunto anche perché alle elementari puoi, perché alle elementari ti occupi per esempio della preistoria o di appunto di sviluppo delle civiltà per un lungo periodo, mentre invece magari dopo invece cominciano a restringersi e essere sempre meno le ore di storia e di educazione civica, come si dice, mano a mano che si va avanti. Invece alle elementari c'è molto spazio per discutere di questo e appunto ha fatto anche quest'opera diciamo di apertura verso i più giovani, che non è secondaria. Fra l'altro un aneddoto che ho trovato che mi ha colpito molto è che lei appunto aveva avuto un invito dalla televisione francese
che lei rifiutò dicendo no, io ho già un impegno, devo andare in una scuola media in Sardegna, in un paese assurdo della Sardegna, di quelli irraggiungibili, e quindi no, non mi dispiace, non posso venire perché ho queste cose, perché poi con i ragazzi lavorava, faceva dei seminari eccetera. E negli anni 60, nel 68, lei ha anche avuto un gruppo di lavoro di ricerca storica, questo invece con degli universitari, con cui ha fatto storia in maniera, come si dice, alternativa, cioè le prime storie che si occupassero anche della dimensione del sociale, che tenessero conto appunto delle donne, di quelli che non erano stati, delle classi subalterne che non avevano mai avuto spazio prima nei libri di storia, eccetera, che poi un po' la storiografia insomma nuova. Anche tu dovevi andare da Fazio, hai detto no, devo andare al Gabbiano. No, e quindi Fazio non mi ha mai invitato perché Fazio invita poche donne, a proposito. Poi penso proprio che mi detesti, sono fuori dai radar. Sul finale precisi il concetto dell'uso che ne fa della bestemmia, che in alcune... perché poi viene riportata anche in un sì, brano che tu che ah, è strano. Sì, c'è un brano, perché allora lei comunque appunto mi viene da dire da traduttrice, da scrittrice, da studiosa, perché poi i suoi studi erano anche impegnati sulle lingue, perché aveva studiato filologia a Parigi eccetera. Ovviamente era molto attenta alle parole e ci sono due grandi lezioni. Una arriva da Hikmet, che le dice: ok, però nelle traduzioni tu usa solo parole che siano comprensibili anche a un contadino analfabeta, perché io non voglio parlare alle elite, al bello stile, ai laureati, all'accademia, io voglio parlare anche agli analfabeti, voglio a loro che mi rivolgo, e sono le storie che racconto, la poesia è ispirata anche a loro e da loro. E lo stesso vale per Emilio, nel senso che anche per Emilio, scrittore di Un anno sull'altipiano, sono stati molto importanti i discorsi che lui sentiva di notte nelle trincee fatti dai suoi soldati sardi. Quindi la dimensione orale era molto importante. E quindi Joyce, comunque, avendo frequentato appunto anche persone di tutti i tipi, cioè per lei non era un problema comunque bestemmiare o usare delle bestemmie, perché facevano parte anche del linguaggio di molti. Dopodiché ha cominciato anche a usarle in maniera provocatoria. Io questo, cioè, lei non l'ha mai teorizzato, però io me ne accorgevo, anche le amiche se ne accorgevano, perché arrivava questa signora, che poi a quel punto era anziana, in queste piazze marchigiane che sono super reazionarie, anche super cattoliche. Noi siamo ex Stato Pontificio, io ve lo dico perché arrivo da lì e quindi lo so. E insomma, Joyce comunque, quando si incazzava anche insomma nel pieno delle discussioni eccetera, sì, scappavano le bestemmie, e lo faceva anche un po' per scandalizzare. E lei a un certo punto dice anche per secoli sono state dette cose terribili sulle donne, e adesso comincio a dirne anch'io qualcuna di terribile. No? Quando ci vuole, come si dice. E così è una cosa strana. È un po' strana. Tu l'hai conosciuta nel, cioè, e io nel 91. Lei era del 12, quindi insomma già aveva quasi 80 anni. E come l'hai trovata? Molto bene. No, nel senso che... Cosa faceva in quegli anni? Era ancora... Era negli anni dei suoi giri. Allora, io l'ho conosciuta perché avevamo l'editore in comune, che era la Transeuropa di Ancona, che è stato il mio primo editore del mio primo libro, delle antologie di Tondelli, eccetera. E la Transeuropa... che si chiamava anche Lavoro Editoriale, erano due cose insomma dello stesso editore, due collane, aveva fondato le sue fortune, insomma la sua nascita, sui libri di Joyce, rieditando i libri di Joyce e anche facendone di nuovi suoi, e quindi erano anche i suoi editori, e quello è stato il Trade Union. E che faceva in quel periodo? Appunto, aiutava per esempio editori indipendenti che nascevano, girava per le scuole, girava per le piazze, e faceva questa cosa. A 80 anni andava dappertutto comunque,
Joyce è morta nel 98. Poi noi abbiamo fatto un libro insieme, comunque, ecco, non l'avevo detto, però io in quegli anni ho fatto anche un libro con lei, è uscito da Baldini e Castoldi, no, che eravamo le, io l'ho intervistata io a lungo a Joyce, un'intervista diciamo nell'arco di 2 anni, perché vabbè io stavo a Bologna, lei stava nelle Marche, ma ci vedevamo quando io tornavo giù. Allora a un certo punto ci è venuta l'idea appunto di, quindi io avrei voluto seguire la sua biografia, cosa che ho fatto adesso invece, ma quindi sono andata a intervistarla sulla sua vita, ma poi lei ti parlava di tutto, quindi non c'è un filo nel, è venuto fuori un libro che erano conversazioni sbobinate, che era Joyce che parlava in realtà, perché le mie domande sono ridotte all'osso, perché poi le risposte erano interessantissime, travolgenti, e quindi la biografia l'ho scritta adesso. Lo dici, lo ripeti, che è difficile collocarla con una definizione unica, però se te la chiedo riusciresti a sceglierne una, se dovessi nell'epigrafe mettere Joyce? Io adesso ho messo la Sibilla, perché la Sibilla contiene quella, un po' tutte, cioè era un po' un escamotage appunto, perché se no l'elenco appunto è lungo. È lunghissimo. Perché la vita è lunga, c'è una poesia sua, la vita è infinita, non finisce poi con la morte, tant'è che a distanza di 20 anni, insomma, della sua morte ci sono studi, ci sono cose che, cioè, gli scritti di Joyce parlano ancora moltissimo, perché ha avuto questa capacità di anticipare delle cose e di essere molto moderna, così come Emilio appunto, anche nello stile dei suoi scritti, per cui se voi oggi leggete Fronti e Frontiere è un libro che sembra scritto, cioè, stilisticamente sembra scritto adesso, non è per niente polveroso, non è datato, non è, è come se fosse stato scritto ieri, non so come dire, cioè è fresco, è ma vivo. Ti è costato fatica fare questo libro? Allora, mi è costato fatica emotivamente un po', sì, devo dire, perché comunque appunto io sono passati 20 anni dalla sua morte e io ero molto giovane quando l'ho conosciuta, e quando l'ho intervistata io le chiedevo delle cose che mi interessavano quando avevo 20 anni, per esempio la storia della resistenza, della guerra, eccetera. Io glielo chiedevo come l'avrei chiesto, come l'avevo chiesto a mia nonna, che era del 12 pure lei, e quindi proprio da nipote che chiede a una nonna com'era quando c'era la guerra, eccetera. E anche perché quella storia lì, come la racconta lei, è molto coinvolgente, è piena di azione, eccetera. Quindi è chiaro che a uno più giovane quelle cose lo acchiappano moltissimo, no? E, però poi, insomma, invecchiando pure io, superando delle tappe della vita, andavo a rileggere Joyce. Che faceva negli anni, che ne so, quando avevo appunto 35 anni, 40, 45, 50, Joyce che faceva a questa età, e me lo andavo a riguardare. E quindi anche capendo delle cose che magari appunto quando ero più giovane non capivo. Per esempio questo del rapporto con il figlio, appunto poi non ho finito di dirlo, questa poesia che lei scrive come ultima poesia, dove lei dice: io partivo, facevo, andavo dove mi chiamavano, andavo dappertutto, forse c'era un po' di vanità in quello che faceva, forse sarei dovuta stare a casa con il mio bambino. Però questo non lo dice, cioè io ho sentito anche un'intervista prima di conoscere questa poesia, un po' di anni fa, ho sentito un'intervista a Bobbio che diceva, qualcuno gli chiedeva: ma cosa rifarebbe lei della sua vita, ha qualche rimpianto? E lui da anziano ha risposto: beh, io forse invece di stare chiuso nel mio studio a studiare tutto il tempo, a scrivere, forse sarei dovuto stare di più con la mia famiglia e con le persone che mi sono vicine, mentre sono stato tutto preso da altro. Io credo che forse questo però appunto riguardi un po' tutti, nel senso che quando magari ci sono i bambini piccoli non ti rendi conto che sono piccoli per poco, che crescono velocemente, e quindi magari invece hai questa pressione di fare anche tutte le altre cose, eccetera, e dai per scontato, ok, va bene, i bambini, ci sono i bambini, e invece no, poi i bambini crescono.
Però su questo io devo dire che Joyce poi per tutta la vita si è anche impegnata in generale per i bambini. Lei è l'autrice della poesia C'è un paio di scarpette rosse, che parla appunto di queste scarpette rosse di bambini bruciati nei forni, nei campi di sterminio, che è stata una poesia molto importante per tanti. Ha scritto dei bambini sardi che lavoravano all'età di 8 anni come servi pastori, come domestiche, le bambine, eccetera. Si è sempre occupata di bambini. E questa cosa, insomma, di questo rimpianto magari di essere stata assorbita da altre cose e non dal suo bambino, in realtà poi appunto non è una cosa che riguarda solo le donne. Quindi io alla fine ce l'ho messa anch'io, come avevano fatto la regista e l'altra, appunto la Federica Trenti, che aveva scritto la sua tesi. Ho esitato a lungo perché è un colpo di scena, no, questa cosa, però l'ho messa proprio perché in realtà è una considerazione da persona anziana, però da persona, non da donna, ecco, che secondo me anche molti uomini fanno. Se uno volesse leggere un libro, iniziare a leggere Joyce, da che cosa? Beh, io direi Fronti e Frontiere è un libro bellissimo, sì, sì, sì. Abbiamo superato l'ora, per cui per non sottrarre tempo alla famiglia prima di... Vabbè, i miei sono grandi. E poi sono grandi. C'è qualche domanda? Sei stata esauriente, più di così. Sei stata esauriente. Grazie, grazie. Io aggiungo una piccola cosa: il nipote di Joyce, Tommaso, che è un archeologo, è tornato, è andato per la prima volta, perché poi lui è nato a Roma, ha sempre vissuto a Roma, ma adesso abita nella casa di Emilio in Sardegna con la sua compagna, tessono, hanno ritrovato un vecchio telaio e fanno tessitura, che è una cosa, no? Che tutto torna. Sì. Assolutamente, e anch'io un po' ho tessuto qui, perché io ho avuto un problema nello scrivere la biografia di Joyce, che lei ha scritto soprattutto autobiografia, quindi la sua storia l'aveva già scritta lei, io ho solo messo in fila le cose, poi vabbè, ovviamente ci ho messo dei ricordi miei perché l'ho conosciuta, però ho messo anche tante parole sue, perché esistono le poesie, il racconto appunto di Fronti e Frontiere l'aveva già fatto, quello è molto puntuale perché l'aveva raccontato lei e anche lui, fra l'altro, lo stesso periodo, eccetera, e quindi è stato anche sì un lavoro di tessitura. Adesso vorrei fare un corso di telaio anch'io. La Lusso non c'è. Sì. Allora, a parte C'è un paio di scarpette rosse, che era in tutti i sussidiari delle elementari, anche nel mio, la maestra ce la leggeva, il mio primo incontro con Joyce è stata la mia maestra che ci leggeva questa poesia. Non c'è nella storia della letteratura, perché per vari motivi che io un po' dico nel libro, sì, un po' perché è il destino delle donne in generale, quindi cioè, sappiamo che non ce ne sono molte nella storia della letteratura italiana, e poi soprattutto perché lei è stata sempre molto fuori, sia per sua scelta
perché pur essendo appunto due scrittori, lei e il marito, però avevano altre priorità, cioè la scrittura alla fine era l'ultimo dei loro pensieri. Sì, per un anno sull'altipiano, per marciare su Roma e dintorni, eccetera. Sì, però loro non si pensavano come scrittori, cioè loro erano un'altra cosa. E poi lei è stata sempre fuori per questa sua maniera alternativa, ha sempre scelto editori piccoli, tranne Tradurre poesia, che è il suo libro appunto di traduzione che è uscito da Mondadori, e le sue traduzioni di Hikmet che sono state pubblicate da Mondadori e sono notissime, le poesie d'amore eccetera. Poi lei invece per le cose sue non se ne occupava, anche privilegiava i piccoli, che è una scelta anche, una scelta di indipendenza, di editori di cultura, di fare un percorso più underground, più alternativo. E quindi questa cosa non aiuta ovviamente a stare nei giri giusti, andare da Fazio appunto. Sì, però... Cosa ha dovuto fare per andare? Porca miseria, però dopo, cioè, dopo decenni, no? Dopo. Ci arrivi alla fine, allora devi fare delle prove pazzesche. Che ero anche contenta di non farla. Sì. Va bene. Grazie. Grazie Silvia, grazie tanto.